Ho trovato un mio sosia in giro per il mondo! Inquietante! Ragazzi, oggi cercheremo sosia! I sosia, cosa sono i sosia? Persone che sono uguali, spiaccicatici a noi! Per esempio, Gabby è uguale a David degli F! Quindi se volete anche voi un sosia, lascio un like ora a questo video e scrivimi sotto nei commenti se lo vorresti incontrare. Ma sapete chi non ha sosia? Il mio libro, perché è unico, è speciale ed è stupendo, ragazzi. Vi lascio il link di Amazon sotto in descrizione. È da tanto che volevo fare questa cosa. Devo trovare i sosia. E come faccio a trovare i sosia? Inizio subito da me? No, io voglio trovare i sosia degli youtubers. Vi siete mai chiesti Steph a chi uguale, oppure Lion, oppure Kendall bella faccia? Oggi lo scopriremo. C'è questo sito che si chiama Twin Stranger, che dice: trova uno che somiglia a te in qualunque parte del mondo. Ho paura. E qua ci sono alcune foto di persone che sono praticamente uguali, identiche. 25-28 aprile, parti per Miami. Va bene, andiamo. Ok, dimmi cosa devo fare, internet. Centra la tua testa in una foto. Guarda direttamente alla camera. Nessun capello davanti alla tua faccia. Fai in modo che le caratteristiche della tua faccia siano chiaramente visibili. Bellissimo, ok. Io direi di iniziare con Steph dei TPOC. Allora, cerco Steph FR, ok. Deve essere chiaramente visibile. Abbiamo questa bellissima foto di Steph. Oh, mamma mia, quanto sei bello. Salviamo l'immagine. Ok, ce l'abbiamo. Adesso vediamo chi è il sosia di Steppo. Pronti, partenza. Best match 90%, 182 risultati. Andiamo a vedere chi sono i gemelli di Steppo. Vai. All'84%, ragazzi. Dai, non è tanto uguale, ragazzi. Dovevo trovare uno molto più simile a lui. Vediamo ancora più giù. Secondo me, ragazzi, lo troviamo. Lo riusciremo a trovare, il gemello spiaccicato identico di Steffo. Lui, lui. Guardate lui e guardate Steffo. Quasi, cioè più o meno. È difficile. Yeah! Ma lui è lo Steffo brasiliano. Vai Brasil. No, a parte gli scherzi, ragazzi. Guardate quante foto ci sono. Splash! Purtroppo non riusciamo a trovare bene il gemello di Steffo, però abbiamo questo francese che ci assomiglia. Rimango del parere che lui è quello che ci assomiglia di più, quindi è il mio gemello. Anzi no, il gemello di lui Steff. Passiamo al prossimo. Stavolta ne voglio provare un altro, youtuber. Allora, chi possiamo scegliere? Bella faccia! Cioè, guardate che bella faccia, bella faccia! Devo vedere a chi assomiglia! Quindi cerchiamo bella faccia, vai! Mi serve la faccia di bella faccia, non del pollo. Che poi se assomiglia a un pollo è una cosa incredibile. La prendo da qui, adesso la copio. Ok, questa è la faccia di bella faccia. Aspetta, togliamo queste cose che non c'entrano niente. Perfetto, la faccia di bella faccia. Chi somiglierà a bella faccia? Troveremo il suo sosia, vai. Sta processando un attimo. Secondo me 81% best match. Ok, vediamo. Ma chi è questo? Ma è bella faccia! È proprio uguale!
Certo, deve essere un po' più secco, però è un pollo, quindi ci sta. Oh mamma mia, no no, se continuiamo da questa parte non riusciremo a trovare uno ancora più uguale. Bella faccia, no, questi qua non ci assomigliano, purtroppo, peccato. Però abbiamo capito che Bella faccia ha una faccia brasiliana. Quindi è del Brasil. Stupendo ragazzi, questa applicazione è stupenda. Cerchiamo un altro, ne voglio cercare un altro. Stavolta cambiamo, non andiamo su maschio ma andiamo su una ragazza. Cerchiamo la sosia di Roby. Cioè, quindi devo andare a cercare proprio la faccia di Roby Polar Bear. Dai Roby, devo cercare la sua faccia. Non deve avere cappelli, non deve avere capelli davanti. Mi sa che devo andare su Instagram. Classica, questa. Ci sta, facciamo questa. Faccia di Roby, nonostante non sia una foto perfettamente frontale. Proviamo. Chi è il sosia di Roby l'orso polare? Risultati. Vai. Non credo che sia uguale, Ci si quasi. Ragazzi, quasi quasi. Attenzione, abbiamo capito che Roby ha la faccia francese, perché abbiamo già due francesi di fila. Comunque siamo francesi, canadesi. Trovata. È uguale. Cioè, non proprio uguale, diciamo, ci assomiglia tantissimo. Ed è una canadese. Si chiamerà Roby Volpe Polare, non lo so. Comunque siamo le... Forse sbaglio io, ma sembra lei. Abbiamo trovato la sosia? Sì che l'abbiamo trovata. È lei. Vai. Non mi guardare così. Perciò abbiamo Steph, Roby. Roby è precisa proprio. Abbiamo anche Bella faccia. Adesso cerchiamo. Io ci tenterei con Fere. Cerchiamo Fere TPOC. Devo trovare proprio una foto dove c'è lei proprio davanti di faccia. Abbiamo questa foto di Fere. Certo che, ma è Fere, no, perché non vorrei sbagliare, magari è proprio una sua sosia. Abbiamo questa foto di Fere, facciamo questa. Fere, prova. Attenzione. Oh, secondo me ne trova tantissimo. 80%, 563 persone. Dov'è? Ma un'altra Fere? Perché utilizzano proprio la foto di Fere? Devo cercare uguale a lei. Uguale a lei. Però non ne vedo proprio. Cioè è lei, praticamente con i capelli diversi. Cioè ragazzi, il sorriso è identico. Il naso è pure identico. Gli occhi sono identici. Cambiano solo i capelli. Ma non è che è proprio... Cioè, guardate, le sopracciglia sono uguali. No, è impossibile che sia una sua sosia. Deve essere lei. Abbiamo trovato la sosia. È brasiliana addirittura. Oh, va bene. Abbiamo trovato la sosia di Fere. Troppo bello. Ora cambiamo. Voglio cercare il sosia di Lion, che secondo me non lo troverò mai. Però io ci provo. E cerchiamo una persona simile a lui. Secondo me 89% di possibilità su 175 persone. Secondo me già qualcuno ci ha tentato e mi spunterà lui. Esatto, mi spunta proprio lui. Solo lui mi spunta. Ma che significa che mi spunta solo lui? No, devo cercare proprio il sosia. Attenzione, questo ragazzo di faccia è uguale. Se gli togliamo i capelli e mettiamo la barba, potrebbe essere simile. No, non ne trovo, ragazzi, mi sa che non ne troveremo. Questo è Paolo Di Bala che ha mangiato 50 Big Mac. Non ne trovo, ragazzi. Non lo troviamo. Allora, arriviamo al pezzo forte. Cerchiamo me.
molti mi dicono che assomiglio a Kendall. Perché effettivamente se vediamo Kendall, cioè guardate Kendall e guardate me, stesso taglio di capelli, stesso sguardo affascinante. Mi mancano solo un po' di baffetti e sono Kendall. Perfetto, cerchiamomi. Ho fatto una bella foto ed è questa. Eccola, perfetta. Io sono veramente orribile, però ce l'abbiamo. Cerchiamo il mio sosia. Ho trovato 192 risultati con l'81% di somiglianza. Vai! Sì, ho capito, ma io non sono così piccolo. Ma devo trovare il mio sosia. Ok, questo ragazzo mi assomiglia un pochettino, solo che io sono un po' più non secco rispetto a lui. Ed secondo me non lo troveremo, ragazzi. Se... Ma dai, ma perché? Ma io non ho 13 anni. Dai. Secondo me non mi troverò. Secondo me non mi troverò, ora come ora. Forse l'ho trovato. Uguale, siamo simili per il taglio di capelli sicuro, per la faccia un po' meno, però siamo simili. Purtroppo non ho trovato il sosia di bella faccia di Lion, peccato. Ok ragazzi, io direi che questo video sui sosia lo posso anche concludere qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto e nulla, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, lascia un sacco di pollici in su. Qua il vostro Lorenzist è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. E ciao!